Direi abbastanza legittimo portare a casa i 3 punti stasera, anche perché soprattutto nel primo tempo ne ho contate almeno 4-5, secondo un'altra pronti via con Di Stefano, però insomma siamo abbastanza contenti di quello che abbiamo visto stasera, anche perché abbiamo dato continuità a quella che era stata una prestazione importante con la spalla, e quindi siamo felici di esserci comunque consolidati sotto questo aspetto. Abbiamo dato un'ulteriore prova di poter comunque sia sopportare un certo tipo di pressioni, e questo stasera ce lo portiamo a casa con grande soddisfazione. Nel senso che cambiamo, molte volte, tipo faccio per dire, fino a qualche settimana fa c'era Ceresia che tra l'altro è uscito pur facendo bene, stasera l'altra settimana ha giocato Calabrese e comunque il livello di rendimento non si è abbassato assolutamente, anzi possibilmente si è anche migliorato, se proprio vogliamo dirla tutta. Noi siamo contenti, effettivamente alla fine, se posso dire, abbiamo badato più a portare a casa il risultato, ci siamo messi 5-3-2, poi dopo verso la fine addirittura ci siamo messi 5-4-1 con Bigonzoni che era largo per fare una cerniera di centro, sì, per cercare comunque sia di rischiare il meno possibile. È stata un po' bruttina rispetto a quello che è stata tutta la partita. Però era quello che ci serviva, siamo stati pratici e abbiamo portato a casa i 3 punti. Lo dicevo prima con il suo collega, effettivamente la nostra preparazione è avvenuta sul fatto che loro cercavano spesso e volentieri questi tre quarti dietro la linea dei centrocampisti. Avevamo già preparato in settimana le uscite per i braccetti e per le dovute ripartenze. Abbiamo studiato quello che potevano essere, non ci aspettavamo l'assenza di Aziz Osmanovic, che effettivamente era un giocatore che ci poteva creare dei problemi in fase offensiva. Devo dire che sia Forte che Pierno, al primo tempo forse potevano fare anche di più di quello che hanno fatto, che comunque hanno fatto bene, soprattutto sinistra nostra d'attacco, destro difendente del Pineto. Abbiamo provato a fare quello. Verso la fine effettivamente sono saltati un po' tutti i piani tattici, perché l'importanza di portare a casa un risultato così importante che ci potesse proiettare in una posizione di classifica, insomma, importante, è allettante, sì, è chiaro che ci ha giocato un pochettino, un po' di nervosismo, un po' di tensione, un po' il braccino corto, dico io. Però dico che secondo me i ragazzi stasera, soprattutto nella prima parte, hanno fatto veramente una grandissima partita. Grazie e complimenti.